E dopo aver sfornato 3-4 episodi, che non so quando usciranno, lo scopriremo presto, di cinema, beh, si ritorna sulla musica. Torniamo al mio. Sì, dai, mi appartiene un pelo di più. Ci ho lavorato, raga. Che volete da me? Dunque, quest'oggi la notizia vede Rove. Sigla e vediamo di che si tratta. Sono Riccardo Di Vigiano e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il posto a portata di cuffia dove rimanere sempre aggiornato su ciò che di nuovo imperdibile i mondi della musica e del cinema hanno da offrirci. Dunque, l'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Rove probabilmente è stato quando è uscito il post su Instagram annunciando quello che, beh, è Popolari, il primo estratto del suo nuovo disco, o forse il disco proprio, ora non ricordo se Popolari è l'album... Bella gaff, boh, non mi ricordo, un dubbio, scusate. Zig Zag è il secondo estratto da Popolari, il nuovo disco di... Ah, e c'era anche scritto. Vabbè, dicevamo Popolari, il nuovo disco di Rove, e uscirà questo venerdì. Ah, è tra poco, figo, dai, sono felicissimo, era ora. Schiacciando infatti sul citofono, posizionato in piazza 24 maggio a Milano, si può ascoltare parte del beat della canzone. E cliccando sul tasto secondo singolo si può scoprire la data d'uscita. Inoltre, oggi Rove si è radunato proprio davanti al citofono ai suoi fan, dove ha fatto sentire in anteprima proprio Zig Zag. Rove nei giorni scorsi ha anche annunciato la tracklist dell'album, comprendente 13 pezzi e 7 collaborazioni, tra cui Sfera Ebbasta, Jul, che questo... Jul, questo mi manca. Questo è... che è nuovo? No, non è nuovo. Boh, non lo conosco io, vabbè. Gue Pequeño, Amy Skilla, Capo Plaza, Curemino e Oxlade. Questi non li so. Ma chi è sta gente? Ma da dove arriva? Vedi come si scoprono gli artisti. Cioè, altro che i talent. Io nei dischi di Rove devo trovare la gente nuova. Che figata. Ma lo aspetto il fanboy che mi arriva nei commenti. Mi dice, avevo già fatto il feat nel 2016 con quella, chi cazzo lo sa. Cioè, io non è che c'è tutti li devo sapere, no? Li seguite voi e basta, siete quattro e non rompete i coglioni. Cioè, finché uno non diventa un fenomeno di massa, io che ne devo sapere? Cioè, che sono cultore, che me li vado a scavare e me li trovo dal nulla? No, sono un talent scouter, non più, l'ho fatto, va bene. Un generoso saluto e un vaffanculo ovviamente a tutti quanti. Sì, a tutti quanti voi. Perché? Ma perché non condividete? Ma io lo so che vi state ascoltando sta puntata ma senza condividere. Ma perché non lo fate? Cioè ragazzi, ma io le dimissioni dal lavoro le devo dare. Cioè, finché non vedo gli sordi, io come faccio? Ragazzi, il lavoro è una merda. Cioè io nella vita voglio fare questo all day all night, a registrare, a dire che non... a sbagliare i nomi degli attori, dei registi, degli artisti, degli autostoppisti, di Agatha Christie, dei cristi che vi tiro dietro. No, vabbè, non esageriamo. Buona serata.